Allora, l'argomento che praticamente tratteremo in questa fase sono il trasporto e l'energia delle cellule. Quindi parleremo in particolare di che cosa? Dell'energia delle cellule, l'energia biologica delle cellule e il trasporto di membrana, cioè quel trasporto che avviene sulla membrana citoplasmatica delle cellule. Quindi citoplasmatica che noi abbiamo già studiato e abbiamo visto che è formata da un doppio strato di fosfolipidi e pertanto poi ci sono delle proteine che permettono sia la funzione recettrice, quindi di ricevere impulsi di tipo nervoso, di ricevere quindi impulsi di tipo nervoso oppure di tipo chimico, e si fungono da canali per l'entrata e l'uscita delle biomolecole all'interno e all'esterno della cellula. Allora, il primo processo che noi studieremo è il metabolismo, quindi cellulare, e poi gli enzimi. Li abbiamo già trattati, però ovviamente facciamo una breve ricarrellata. Allora, innanzitutto le reazioni che possono avvenire, le reazioni energetiche si dividono in due categorie. La reazione esoergonica, dove il termine eso vuol dire esterno, esterno, e la reazione endoergonica, d'accordo? Dove il termine endo vuol dire interno, cioè dentro. Quindi, qual è la differenza tra queste due tipologie di reazioni che praticamente comportano la presenza di energia? Che nella reazione esoergonica, i reagenti reagiscono naturalmente. I reagenti possono essere due biomolecole, per esempio uno zucchero. Quindi esattamente il glucosio, che reagisce con l'ossigeno, quindi una normale reazione tra glucosio e ossigeno. Metto qua la formula C6H12O6, la formula del glucosio. E ovviamente questa è la reazione generalizzata, che è la reazione di combustione degli zuccheri o di respirazione cellulare. Al termine di questa reazione si hanno i prodotti, e cioè noi sappiamo che sei molecole di ossigeno e una molecola di glucosio conducono alla fine alla produzione di sei molecole di CO2, cioè anidride carbonica, sei molecole di CO2, pertanto è anidride carbonica o biossido di carbonio, viene anche detto, che sarebbe quel gas che poi dall'effervescenza alle bevande naturali, oppure il gas che si libera dalla combustione della legna, più abbiamo detto 6 molecole di H2O, quindi l'acqua, e questa è la reazione, diciamo, è una reazione esoergonica. Perché è esoergonica? Perché al termine della reazione si produce energia esattamente nella respirazione cellulare. Si producono esattamente 36 kJ di energia. Quindi vedete, e questa è una reazione esoergonica dove, dopo che si formano i due prodotti, alla fine della reazione si produce energia. È assimilabile pertanto a che cosa? Come a un qualcosa che non ha bisogno di essere innescata, perché all'apice di un, diciamo, di uno scivolo, di un versante, e quindi ciò che è all'apice viene spinto dalla forza di gravità verso il fondo in modo naturale, perché c'è all'apice uno stato elevato di energia potenziale, che poi dopo la reazione si trasforma in uno stato finale di energia potenziale bassa, cioè come la sfera non può salire lungo lo scivolo, i prodotti non possono ritornare ad essere reagenti. Ma il risultato finale, però, di questa reazione spontanea è che si libera energia sotto forma di ATP, di adenosin trifosfato, e quindi sotto forma di 36 kJ in termini fisici, in termini di unità di misura dell'energia. Quindi
vedremo che l'ATP è una molecola, ovviamente l'adenosin trifosfato, la vedremo strutturalmente, la vediamo in questa immagine sotto, vediamo che l'adenosin trifosfato è formato da una base azotata che è l'adenina, che è base azotata, vuol dire contiene degli atomi di azoto nella struttura, che è questa molecola data da questo esagono e questo pentagono. Poi abbiamo uno zucchero che è il ribosio. Il ribosio, ricordiamoci, quando abbiamo fatto le biomolecole, è uno zucchero a 5 atomi di carbonio. E poi abbiamo tre gruppi fosfato, vedete, indicati con la lettera P, che sta a indicare l'iniziale di fosforum o fosfate in inglese, pertanto può essere o l'iniziale, in genere in chimica, l'iniziale del simbolo latino del fosforo. E pertanto ognuno di questi gruppi fosfati è un gruppo PO4 con degli atomi di idrogeno. In questo momento non ci interessa la precisa composizione chimica, ci interessa che nella reazione, ovviamente, che libera energia, sia la rottura di questo legame di adenosin difosfato. Quindi affinché queste reazioni possano, una reazione esergonica, una reazione endergonica possa avvenire, cioè quella di sotto, c'è bisogno della presenza di energia. E quindi quando la reazione è endergonica, si ha che praticamente i reagenti si trasformano in prodotti, però stavolta l'energia non viene ceduta, ma è necessaria affinché la reazione quindi si inneschi. E come si innesca? Si innesca in questo modo: l'ATP si trasforma in ADP. Vedete che praticamente, oppure l'energia deve essere fornita sotto forma di calore, per esempio, in una reazione di laboratorio. Quindi, in reazioni endorganiche, i reagenti necessitano di energia e quindi avviene una reazione di tipo endorganico. Alla fine della reazione, ovviamente in questo caso la molecola di energia, vedete, di ATP, si spezza un legame fosfatico che se ne va per fatti suoi e rimane la molecola di adenosin difosfato. Il di sta a indicare che ci sono due gruppi di fosforo, mentre nell'ATP la T sta a indicare tre gruppi fosfatici, quindi ecco perché il nome trifosfato è il nome di fosfato. Però nella rottura di questo legame si libera l'energia, quindi possono essere 2 kJ, possono essere diversi kJ. La perdita di questa energia, per esempio, ovviamente può essere utilizzata pertanto in una reazione endoergonica. Quindi due reagenti possono, due molecole qualsiasi, possono reagire tra di loro, per esempio nella fotosintesi clorofiliana. Questa energia non viene data dall'ATP, ma viene data dai fotoni della luce e quindi nella fotosintesi si ha la reazione inversa della respirazione cellulare. Qui abbiamo che i reagenti sono l'acqua, 6 molecole quindi di acqua e l'anidride carbonica, quindi possiamo scrivere qua sopra 6 molecole di H2O più 6 molecole di CO2 che viene preso dall'aria. L'acqua viene prelevata dalle radici del terreno, la CO2 viene prelevata dalle foglie, quindi attraverso gli stromi, e l'energia la fornisce il sole e l'energia solare sotto forma di particelle fotoniche, di fotoni che sono praticamente delle onde elettromagnetiche che poi genereranno la reazione di fotosintesi clorofiliana. Nella fotosintesi, quindi, è una reazione endoergonica, perché a differenza della respirazione cellulare, che invece è una reazione esorgonica cellulare, quindi nella respirazione cellulare noi bruciamo zuccheri per ricavare l'energia corporea. Questa energia alla fine della reazione viene depositata sotto forma di ATP. Quindi che può essere utilizzato dal nostro corpo in qualsiasi momento, perché l'ATP si scinde e libera pacchetti di energia per il fabbisogno della nostra vita. Noi ogni minuto della nostra vita, ogni secondo, abbiamo una temperatura di 36 gradi, vuol dire qualcosa brucia a livello dei mitocondri. L'abbiamo detto che i mitocondri sono
sono le centrali energetiche, per esempio, sono molto abbondanti nei tessuti muscolari. Quindi, che cosa succede quando noi stiamo svegli, quando noi viviamo, che non ce ne accorgiamo, ma ogni momento della nostra vita vengono bruciati zuccheri, quindi glucosio, o proteine o grassi per poter ricavare energia e dare la temperatura corporea, quindi quel calore di cui è necessario, i 36 gradi di temperatura, d'accordo? 36,5. Oppure per far avvenire tutte le funzioni biologiche che noi normalmente compiamo, anche se non ce ne accorgiamo, quindi non soltanto di tipo fisico, ma anche di tipo, diciamo, biochimico. E pertanto anche l'azione dello studiare, l'azione quando noi siamo seduti, quando noi dormiamo, perché quando noi dormiamo respiriamo, pertanto abbiamo bisogno di energia e bruciamo energia, bruciamo zuccheri. E per bruciare questi zuccheri c'è bisogno di ATP che ci vada poi dopo a generare, quindi innescare questa reazione che poi alla fine produce altra energia che darà calore al nostro organismo. Nella reazione di fotosintesi stavamo dicendo le molecole di acqua, 6 molecole di acqua che fanno parte tra i reagenti, 6 molecole di anidride carbonica che fanno parte dei reagenti, utilizzano l'energia del sole per legare e formare che cosa? Gli zuccheri inizialmente, C6H12O6, il famoso glucosio, ma anche il fruttosio, altri zuccheri che poi possono essere utilizzati a loro volta per la respirazione cellulare, vengono prodotti grazie al fatto che le piante, gli organismi, cioè autotrofi, quindi legano l'energia del sole. Autotrofi perché riescono da soli a prodursi gli zuccheri, cioè le sostanze organiche di cui hanno bisogno per vivere. In un altro prodotto che della fotosintesi clorofiliana, oltre agli zuccheri, sono l'ossigeno, 6 molecole di O2, che sembra uno scarto, una reazione di scarto nella fotosintesi clorofiliana, ma per noi che eterotrofi la utilizziamo. Infatti, ciò che è un prodotto nella fotosintesi diventa un reagente nella respirazione cellulare. Pertanto possiamo classificare le reazioni in esergoniche, se una volta che i reagenti reagiscono in modo spontaneo e liberano energia, endorgoniche, se invece queste reazioni hanno bisogno di energia per poter avvenire. Ricordatevi sempre che è una reazione biochimica. Ci sono i reagenti all'inizio della reazione e ciò che si forma, ciò che si è trasformato sono i prodotti. Reagenti e prodotti fanno parte di materia. Invece l'energia rappresenta un qualcosa che è sempre necessario, perché mentre la materia è ciclica, i reagenti non, vedete, i reagenti non vanno, la materia non va distrutta, ma si trasforma in prodotti, l'energia invece deve essere di volta in volta utilizzata, e l'energia ovviamente ha dei vari stati, entra in un flusso di energia che è elevatissimo, per esempio l'energia solare, e poi si trasforma via via, una parte va persa, quindi l'energia non è mai completamente riciclata. Parliamo ora degli enzimi. Gli enzimi sono degli importantissimi catalizzatori biologici. Questo è un termine che non bisogna mai dimenticare. Catalizzatori biologici. Ecco qua, cosa vuol dire catalizzatore biologico? Vuol dire che praticamente sono un catalizzatore, è una qualcosa, quindi, che abbassa l'energia di attivazione di una reazione chimica o biochimica. In questo caso, ecco perché parliamo di catalizzatori biologici. Molti catalizzatori sono anche molecole inorganiche. Noi parliamo di catalizzatori perfettamente biologici. In questo caso, se questa reazione biochimica per poter avvenire, vedete, avrebbe bisogno di questa energia di attivazione nel tempo, possiamo parlare di catalizzatore biologico con un grafico, quindi in ascisse e in ordinate, quindi se questo è l'apice e quindi questa è l'energia di attivazione, quindi l'energia con cui
in assenza del catalizzatore avverrebbe una reazione biochimica, quindi nelle ordinate abbiamo l'energia, nella scissa abbiamo il tempo. E quindi supponiamo per esempio la combustione di uno zucchero potrebbe avvenire intorno agli 80 gradi, 90 gradi centigradi. Ebbene, il catalizzatore biologico cosa fa? Abbassa l'energia di attivazione di una reazione biochimica e ci porta quindi, questa è l'energia di attivazione del catalizzatore biologico, e quindi ci fa venire una reazione biochimica a una temperatura molto più bassa, cioè richiedendo un impiego di energia estremamente più basso. Noi bruciamo gli zuccheri nel nostro corpo semplicemente alla nostra temperatura corporea. Ecco, per bruciare uno zucchero sulla fiamma ci vorrebbe una temperatura molto molto più elevata che il nostro corpo non potrebbe mai raggiungere senza essere distrutto. Quindi, di conseguenza, grazie all'azione degli enzimi, nel nostro organismo avvengono in qualsiasi minuto, in qualsiasi secondo del nostro metabolismo, avvengono diverse migliaia di reazioni biochimiche dove ognuno viene catalizzato da un enzima, quindi da un catalizzatore biologico. Quindi il termine enzima sta diciamo, a indicare un sinonimo che è quello di catalizzatore biologico. In ogni reazione coadiuvata da un enzima, perché al termine della reazione l'enzima non si rimane la stessa forma, vedete questo che vedete in questa immagine è una struttura, questo colorato in azzurro, in blu, di un enzima che partecipa alla reazione biochimica. In questo caso abbiamo una molecola che entra nell'enzima. L'enzima lo divide, quindi questo è un reagente, possiamo dire un reagente, è una reazione di analisi perché al termine abbiamo un prodotto AB che si scinde, scusate, abbiamo un reagente AB che si divide in un prodotto A e un prodotto B. Cioè questa è una reazione biochimica che ha scisso la molecola iniziale in due molecole finali, quindi una A e una B, dove A e B sono qualsiasi tipo di molecola biochimica noi potremmo considerare, quindi che qualsiasi reazione biochimica, per esempio una reazione di analisi è quella del carbonato di calcio che grazie all'azione del calore si scinde in CaO, in ossido di calcio, più abbiamo la CO2 che è l'anidride carbonica. Vedete, questa è una reazione di analisi, perché da un prodotto iniziale che è un sale organico si è trasformato un ossido che è l'ossido di calcio e quindi un primo reagente, quello che noi chiamavamo qui A, ossido di calcio, e un altro prodotto che è CO2 che è l'anidride carbonica, il biossido di zolfo di cui abbiamo parlato abbondantemente. Ebbene, quindi questo a livello biologico, una reazione simile a livello biologico può essere coadiuvata esattamente da che cosa? Da un enzima. E quindi, per esempio, la reazione di ionizzazione dell'acqua è molto simile perché si passa dall'H2O, che è una molecola, per esempio la ionizzazione dell'acqua in equilibrio, e si dissocia nello ione H più e nello ione OH-. Ecco, quindi immaginiamoci che una reazione simile avvenga in presenza di un catalizzatore biologico che è appunto l'enzima. L'enzima cosa fa? Fa avvenire una reazione biochimica, questa reazione la fa avvenire con l'impiego di un'energia molto, ma molto, molto, molto più bassa. Ok? Ovviamente noi l'enzima dobbiamo capire da cosa è formato, perché a volte viene detto se in modo erroneo l'enzima è una proteina. Non è così. L'enzima è formato anche da proteine. Se noi vediamo l'enzima, cioè questa struttura dell'enzima, per esempio, è formato da una parte proteica, quindi un gruppo formato prettamente da proteine. Quindi, e questa parte veniva chiamata, ovviamente, era il gruppo proteico, quindi veniva chiamata apoenzima. Viene anche detta apoenzima.
Ma poi esiste anche un'altra parte che è questa qua, che è il gruppo prosteico, viene detta gruppo prosteico, veniva chiamata gruppo prosteico, e nel caso questa struttura, vedete quest'altra parte dell'enzima, ovviamente questo è uno schema, ma può essere anche molto, diciamo, più ridotto questo gruppo prosteico, potremmo avere tutta questa una proteina e questa piccola parte che è il gruppo prosteico. Il gruppo prosteico può essere formato da due tipologie. Se è inorganico, quindi abbiamo, si chiama cofattore. Il cofattore può essere dato, per esempio, da ioni inorganici oppure metalli inorganici come lo zinco, come il rame. Ecco, sono molto presenti nei cofattori zinco, rame e altri metalli. Invece, se è di natura biologica, quindi si chiama coenzima. Quindi, molti coenzimi, cioè questa parte inorganica dell'enzima, questa parte organica, scusatemi, dell'enzima, cioè vuol dire che è formato non da una molecola inorganica, ma una molecola che contiene carbonio, quindi tutta questa parte che sto colorando, il coenzima. Molti coenzimi sono appunto le vitamine, per esempio la vitamina D o calcitriolo è una molecola, calcitriolo, triolo, è una molecola importantissima perché va a formare il coenzima appunto che attiva quegli enzimi che fissano l'ione calcio nel. E quindi sono importantissimi per gli osteoblasti delle ossa. Quindi questo coenzima consente la reazione biochimica. Chiaramente l'enzima per potersi formare, vedete, se viene a mancare la vitamina D, il substrato, noi avremmo dell'enzima, avremmo solo questa forma qua, questa parte finale. E quindi le due molecole non potrebbero inserirsi bene e fare avvenire la reazione biochimica. Quindi abbiamo un gruppo proteico e un gruppo prosteico. Il suffisso degli enzimi è asi, il suffisso. Per esempio, quando noi parliamo di ATP asi, parliamo dell'enzima che partecipa nella reazione biochimica di trasformazione dell'ATP, quindi grazie alla presenza dell'ATP asi, e che si trasforma in ADP, cioè adenosin trifosfato, si trasforma in adenosin difosfato più il fosforo. Quindi ha questo tipo di partecipazione. L'enzima al termine della reazione partecipa alla reazione, la fa avvenire e poi dopo ne esce senza alcuna modifica e quindi può essere riutilizzato in qualsiasi momento per fare avvenire nuovamente la stessa reazione biochimica. Capirete che ogni reazione biochimica ha i suoi enzimi specifici, quindi senza un enzima qualcosa nel nostro organismo non avviene, non partecipa alla reazione. Vedete che la reazione potrebbe essere anche inversa, cioè il prodotto A e il prodotto B potrebbero entrare nell'enzima, essere orientati in modo che le due molecole possano reagire tra loro e formare il prodotto. In questo caso la reazione non è di analisi, ma sarebbe di sintesi. Il prodotto AB che diventerebbe stavolta la parte della reazione biochimica che attiva quindi poi la parte del prodotto finale dell'enzima. Quindi è molto importante comprendere l'enzima e la reazione che poi andrà a catalizzare.